In alcuni periodi si parlava della Cina come la terra che veniva in qualche modo ad usurpare, a rubare la nostra ingegneria, la nostra creatività. In realtà poi nel tempo abbiamo capito che la collaborazione con questo paese era fondamentale proprio per crescere anche la nostra capacità di fare impresa. Ebbene, Bergamo, l'Università di Bergamo, l'ha capito forse prima di altri, è nato un rapporto fruttuoso con l'Università di Pechino e proprio in queste ore è stato firmato un accordo per un laboratorio che parla della fabbrica intelligente, la fabbrica del futuro. Noi ci colleghiamo proprio con Pechino, siamo in collegamento con Caterina Rizzi, direttore del Dipartimento di Ingegneria Gestionale dell'Informazione e della Produzione dell'Università di Bergamo. Buona giornata per noi e buonasera per lei. Esatto, grazie, buongiorno a voi e grazie per avermi contattato e buongiorno a tutti i radiotelespettatori. Allora, cosa è successo, diciamo, a Pechino in queste ore e cosa porterà questo accordo con la Cina per Bergamo, naturalmente? Ovviamente, allora, è un laboratorio che non è solo di ricerca ma anche di formazione congiunto. Ha già detto lei, centrato sui temi della fabbrica intelligenza, per noi effettivamente rappresenta una grande opportunità per creare una sorta di piattaforma stabile di collaborazione con partner cinesi di elevata qualificazione e quindi su un tema che noi riteniamo strategico per lo sviluppo del nostro Ateneo, ma ovviamente anche del territorio. Il partner di cui parliamo è la Tsinghua University, che è uno dei migliori Atenei al mondo, soprattutto per quanto riguarda l'area dell'ingegneria, e con un cluster cinese per l'automazione industriale, la quale ha al suo interno la presenza di oltre 60 aziende. Quindi questo per noi è particolarmente importante perché ci permetterà non solo di collaborare con un ente accademico di elevata qualificazione, ma anche con il mondo industriale. D'altra parte questo avrà una ricaduta non ovviamente solo sulla Cina, ma anche sul nostro territorio perché ovviamente è anche uno dei nostri, diciamo, elementi strategici poter trasferire le nostre conoscenze anche con il supporto del Centro di Trasferimento Tecnologico sul nostro territorio. Tra l'altro il chilometro Quindi, rosso è un po' la sede un po' dell'incontro sì, di Cina e Bergamo, perché abbiamo detto che non deve far paura questo paese, insomma. ma no, le dirò, certo. Loro sono molto attivi, è un paese che è in forte ebollizione, che stanno lavorando molto, però ci sono molti punti di contatto con il nostro mondo. Con loro già adesso abbiamo individuato ovviamente prevalentemente come area di interesse ingegneria, quindi il nostro campus di ingegneria, ma prevediamo già di estendere l'accordo anche ad altri dipartimenti del nostro Ateneo, visto che noi siamo caratterizzati da un'elevata interdisciplinarità.